Cioè, io se non ho il caos dietro non sono contenta. C'è nessuno? C'è nessuno? Io sono sempre rossa come un peperone, come mi fossi abbronzata in giro, in realtà no. Andiamo qua. Mio marito che critica con la scopa. Vediamo un po' le lusi, così sono più belle. C'è nessuno. Stasera si realizzerà il mio più grandissimo sogno, cioè quello di rimanere sola in live. Adoro. Ire, ciao tesoro! Sono in ritardo stasera. Non trovavo delle cose, mi sono perduta nei meandri di me stessa. A parte che no, io non leggo niente, cioè. Questi occhiali fanno cagare. Tra l'altro, cioè io li perdo ogni 3 minuti. No, in realtà mi dice che ci sono 27 persone in live. Ciao Laura! Ciao Patrizia, Usagi, Zucchino! Zucchino mi piace moltissimo, è tipo zucchino, quindi Alessia, ciao, ciao Rita, ciao Rosa Maria, ciao tutti. Noi stasera ho un sacco di cose da raccontarvi, tantissime, veramente ne avrei anche di più, ma ho deciso di fare un altro video su un altro argomento perché quello c'ha il manico. Mi vedete, mi sentite bene? A parte, cioè, io ho cercato di mettermi in mezzo perché qua c'è il caos, di là c'è il caos, c'è tutto il caos. Ciao Elisa! I nostri sabato sera sono tornati. Sì, piano piano torno. È il nome di Sailor. Ah, come si chiamava nel manga, quindi? Cioè, nel senso, poi nel cartone, lo dicevano anche nel cartone che si chiamava così. Non lo so, comunque si chiamava Zucchino. Zucchino. Piace molto questa cosa. Con questi occhiali sto bene. In realtà sembra un gufo dell'Eucessina. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, però va bene. Non ci vedo. Io da vicino non vedo più e quindi i messaggini sono troppo piccoli. Mi verrebbe mal di testa alla fine della live se non tenessi gli occhiali e quindi bisogna che li tengo. E quindi vi stavo dicendo che ho un sacco di cose di cui parlarvi, perché sapete che a me nelle live piace parlare di un sacco di cose. Grazie Rosa Maria, sono tornata innanzitutto pettinata, no, non è vero perché pettinata io non, cioè, non ero pettinata neanche il giorno in cui mi sono sposata, quindi secondo me io sono nata spettinata e vivrò spettinata. E io mi ero data anche il glitter sugli occhi, ma con gli occhiali, cioè, cazzo, ciao. Ho cambiato colore di capelli. Qualcuno di voi si metterà le mani nei capelli dicendo no, tu stavi bene bionda. Un sacco di gente mi dice che sto bene bionda, ma io non mi vedo più bionda. Cioè, sentite dei rumori strani, è mio marito che sgrida Puntino, perché Puntino è sempre molto violento nelle sue cose, soprattutto quando deve mangiare qualcosa dalle mani, si rischia l'amputazione della prima falange. Va bene. Quindi vi stavo dicendo che vi devo raccontare tantissime cose. Hai preso Noir di Pablo Pascal? Per te è molto forte. Sento tanto l'incenso. Io in realtà non lo sento molto. Ovviamente i profumi sono dei gusti personali. Non possono, però, quello non si può non dire che non sia un grandissimo lavoro. E per costare 10 euro è un grandissimo lavoro, ma veramente un grandissimo lavoro. Uno dei profumi migliori che io abbia mai sentito a quella cifra, anzi, forse il migliore che io abbia mai sentito a quella cifra, assolutamente, ma non come bontà, che quella è, come si dice, soggettiva. Io, per esempio, cioè, adoro da morire la vaniglia di Fremont, che ve lo dico sempre, costa 7 euro e io sinceramente la preferisco a tante vaniglie che ne costano 200. Non è il costo, è il piacere che mi dà. Però se devo dire che all'interno ci siano delle materie prime di un certo tipo, che sento un certo lavoro dietro, non ve lo dico. In realtà dietro quel profumo c'è un lavoro, secondo me, potrebbe costare tranquillamente 200 euro. Inganna il naso più esperto, giuro. Poi piacere o non piacere, quello purtroppo è un sentore personale e non
lì non ci posso fare nulla, cioè il profumo, il sangue di un angelo, le lacrime di un angelo potrebbero non piacere a qualcuno, ecco. Quindi insomma, vediamo. Nella casa nuova mi trovo bene, sono ancora confusa perché ancora non sono, come si dice, stabilita definitivamente, nel senso che dobbiamo ancora fare dei lavori, quindi insomma la casa non essendo finita non mi fa sentire finita a me, no? E quindi ok. Vi stavo dicendo che io vi devo raccontare tantissime cose, fra cui una cosa tristissima, bruttissima, che mi è successa oggi, bruttissima in tutti i sensi, ma ve la racconto più tardi, perché io cioè, sembra che abbia le palmi delle mani viole, in realtà sono le luci, ragazze, cioè le mie mani sono di un colore normalissimo. Ciao Brigida! Ciao, siete ancora lì? Cioè, io veramente, cioè, io non posso andare avanti così. Mi vorrebbe una segretaria, qualcuno che, più una segretaria, mi vorrebbe una badante, credo. Cioè, penso di aver spaccato tutto qua. Aspettate un attimo, sì, tra un po' spaccavo il caricabatterie dell'iPhone, cioè. Ciao, stai benissimo? Grazie, 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 grazie. I profumi di naso matto mi piacciono, però ti devo dire la verità, non ne ho neanche uno, perché proprio un amore, diciamo, folle non mi è scattato con nessuno. Qualcuno mi piace tanto, qualcuno di meno, però vabbè. E quindi mi stavo dicendo che vi devo raccontare questa cosa qui proprio brutta che è successa. Oggi, che è proprio brutta, sia per quello che è successo che per la mia reazione, perché non credevo che avrei avuto una reazione del genere. Infatti, è una cosa che perché non avevo ragione, però mi ha un po' spaventato. Però prima io voglio parlare di profumo. So che voi vi rompete le balle alcuni, però altri interessano. E secondo me, sapete che ultimamente io ho preso. Cioè, è arrivato nella mia collezione questo profumo di Gritti, di cui io ho parlato anche su Instagram. Se non mi seguite lì, sono Cri. No, sono Miss Trattino Basso Tagliarelli. Cioè, perché Cri? Boh, io ho dei problemi. E io quando compro i profumi per un mese li tengo nel packaging e tutte le volte che li devo usare li apro e li chiudo. Dopodiché, mi stufo, metto via il packaging o lo butto, dipende da come mi girano, e poi dopo lo tengo normalmente. Questo Behind the Wall, che fa parte dei due nuovi usciti di Gritti, e innamorandomi, no, vabbè, di questo profumo, ma innamorandomi seriamente di questo profumo, comunque tramite ovviamente la profumeria dove vado io, che è Profumis di Modena, Teo, così un po' approfondito una linea che mi incuriosiva da un po', che è la Bra Collection di Gritti, ovviamente. La Bra Collection di Gritti, lo dice, diciamola un po' il nome stesso, è una collezione interamente dedicata alla donna, quindi è una collezione che si prefigge di essere molto femminile, poi ovviamente i profumi sono sempre tutti unisex. Ciao Gabriele, Riccardi, ciao. So che però non sei un uomo, o sì, perché mi confondo. C'è qualcuno di voi che scrive con il nickname del marito, però non è il marito. Vabbè, e vi stavo dicendo comunque si prefigge di essere molto femminile perché appunto sì, acqua incanta di Gritti è adorabile, è vero Laura, ma secondo me Gritti è un brand che, allora, è un brand conosciutissimo, un brand rinomatissimo, made in Italy. Però secondo me che ha più gloria all'estero che in Italia, in maniera ingiusta totalmente, perché soprattutto ultimamente, negli ultimi anni, ha tirato fuori delle chicche veramente, veramente importanti. Quindi io, incuriositissima da questa linea nuova, cioè nuova, non nuova, ma per me praticamente nuova, perché avevo sentito soltanto due fragranze, è appunto dedicata alla donna, alla femmina, e si prefigge appunto di ricordare, cercare di ricreare attraverso questa linea di profumi un po' i tessuti, i pizzi, i merletti utilizzati per gli indumenti intimi femminili. Quindi potete immaginarvi quando io ho letto, diciamo, la spiegazione, il racconto di questa linea, come sono andata in brodo di giuggiole. Ecco, vedi, mi ricordavo bene, Lucia. Scusami tanto, ma io mi dimentico i nomi delle persone, mi dimentico tutto.
Purtroppo dopo il Covid la cosa è peggiorata, ma veramente molto. Infatti anche qui devo farmi fare qualche cura perché io non mi ricordo più nulla, ma veramente mi dimentico anche delle cose molto importanti, e lasciamo perdere. Prima o poi vi farò dei racconti perché poi la cosa diventa comica, però in realtà è tragica perché cioè, se si dimenticano alcune cose si può finire pure in gattabuia. Lasciamo perdere. Allora, questa puntolina si chiama Bra Collection e comincerei con la A perché io vado con Fragrantica che mi sono messa qua di fianco perché vi voglio leggere le note, altrimenti qua stiamo a menare il can per l'aiola, come dico io, non per l'aia. E partiamo da questo album che si chiama Adele, mi piace dirlo alla francese, ma potrebbe essere anche Adele. Gentilmente i campioncini sono stati scroccati all'amico Teo, che ringraziamo. Che non solo mi ha dato i campioncini, ma pure uno sconto. Vabbè. Allora, questo profumo ha in apertura uno smalto, gelsomino e rosa di maggio. Nel cuore c'è narciso e tuberosa, mentre in base c'è legno di cedro e ambra grigia. Allora, questo profumo qui è. Allora, io sento la rosa, perché vabbè, sapete che io ci sono quelle due o tre note che dove ci sono. Ciao Rosellina, dove ci sono? Ci sono pure io, cioè nel senso che sento subito che ci sono. Sapete che io non amo tantissimo la rosa, però qui è una rosellina proprio delicata. Allora, questi profumi sono tutti, secondo me, permeati da questo di questa impronta. Patrizia, se non lo trovi più in rete, non lo so, non ti posso aiutare perché probabilmente non è più in produzione. Non sono aggiornata con se Sevilla Loeb sia ancora in produzione o meno dell'Artisan Parfumeur. Posso dare un'occhiata quando un attimo, se mi segui su Instagram, magari ricordamelo lì che io ci do un'occhiata in maniera estemporanea. Se trovo qualcosa, te lo linko lì. Non conosco comunque profumerie che tengono l'Artisan Parfumeur, ma che hanno Sevilla Loeb attualmente. So che erano stati tutti riformulati, comunque cambiato il pack, però non so. Più che altro qua io sento un sacco di fiorellini. Questo è proprio un, diciamo che se dovessi associarlo a qualcosa, questo Adele, secondo me, sarebbe la biancheria intima di una ragazza molto giovane. Quindi un reggiseno di cotone con una vestaglia di cotone, qualcosa di insomma un intimo di cotone molto molto fresco, qualcosa di proprio giovane, giovane sì, perché leggermente talcato, ci sento anche il narciso io, questo qua, sì, Rossella, grazie, grazie, ma l'occhiale al gufo dell'Eucessina mi tocca. E altrimenti su Facebook, Patrizia, non so dove ti trovi meglio, mi girano animali non meglio identificati, tipo zanzare. Quindi sente il narciso, sì, questo narciso però con questa rosa è leggermente talcato, è un profumo molto delicato questo, mi piace, non è proprio perfettamente un profumo che mi fa dire, oddio, lo voglio. Rosella, scusa, scusami, però si vede che devo metterci un grado in più negli occhiali. Sì. Molto molto delicato, molto molto etereo. Sono quei profumi che ricordano proprio il periodo dell'adolescenza, quindi sembrano proprio voler richiamare quel periodo. Poi ce n'è un altro che si chiama Chantilly. Quindi adesso spruzziamo Chantilly. Questo io già lo conoscevo. Chantilly era uno dei due che io già conoscevo. E questo io lo adoro. Qui c'è fragola, melone, bergamotto, arancia e mandarino in testa. Nel cuore c'è cocco, mela, note floreali e ribes nero, mentre sul fondo ci sono note talcate, vaniglia e muschio. Questo io lo adoro da morire, perché questo ha un'apertura leggermente fruttata, anche se c'è tutta questa frutta, bergamotto, arancia, melone, fragola, mandarino, io non è che senta tutto sto. Poi c'è anche la mela, il ribes e il cocco. Non è che io senta tutto questo fruttarolo, no? Che poi a me poi disturba anche un po'. Qui è proprio una specie di commistione. Sì, i profumi di Gritti sono veramente dei capolavori. Io vi invito veramente a scoprire il marchio perché comunque credo ci siano diversi distributori in giro per Italia, per cui non avrete, credo, difficoltà, a
farvi un giro e andare a sentirli, perché veramente sono dei profumi con una marcia in più che, ripeto, secondo me se ne parla proprio troppo poco. Ciao, ciao, grazie. Questo è molto talcato, leggermente fruttato in apertura, ma è quella frutta tipo, non lo so, mi dà l'idea di quella, adesso comincio a dire le mie follie, mi dà quell'idea di quella frutta che si può trovare dentro un cestino di frutta che viene servito comunque insieme a una bulle con dentro una bottiglia di champagne, no? Quindi non è quella fruttazza, cioè tipo, non so, che vi arriva con quel fruttatone estivo. Le note calcate e la vaniglia io le sento tantissimo, secondo me, cioè proprio si sentono tanto, però non è mai quel profumo che diventa un gourmand, no? Cioè che si unisce a queste note fruttate dando vita a un gourmandone, assolutamente no, cioè quindi qualcosa di mangereccio. Questo è uno dei miei preferiti, perché secondo me Chantilly è bellissimo, è un talcato profondamente diverso dai soliti, ciao Claudio, dai soliti talcati, perché ha questo sentore. No, questo è bellissimo, bellissimo. Cioè, più rimane e più è bello. Questo infatti dopo me lo spruzzo perché me lo voglio dare. Questo secondo me prima o poi viene a casa con me. Ciao Valentina, ciao tesoro. Chi ama i talcati, secondo me Chantilly non se lo può lasciare proprio sfuggire, ma anche se credo che di questa linea, ma comunque di Gritti, sia tra i più famosi. Proprio perché è veramente, veramente bellissimo questo profumo. No, la vaniglia che adoro io, facendo un paragone con appunto la persona che mi diceva che no, non gradiva il profumo noir di Pascal Morabito, è la vaniglia di Fremond, l'olio, nella precisione, per cui insomma delle volte non c'entra. Allora, vediamo un po'. Dame de Lille, penso si dica, di Gritti, sempre ovviamente, perché parliamo di Gritti, di chi deve essere, cioè io non posso più fare video, devo chiudere il canale. Allora, qui abbiamo in apertura lime e bergamotto, nel cuore abbiamo ambra grigia, rosa e gelsomino, muschio, note animali e vaniglia sono nel fondo. Vediamo un po'. Questo è un po' diverso, è un po'. Sento quasi una nota di pelle io. Pelle però molto, molto delicata, non quella pelle, cioè quel profumo scuro che sa di pellaccia, no? Cioè, o cose simili, anzi. Qui anche questo sento una bella nota muschiata, anche qui, quindi una nota muschiata. Quel famoso muschio molto cremoso, no? Cioè, secondo me questo ha un tocco femminile in più, perché secondo me questo gelsomino, sapete che io ve lo dico da una vita, quando nel cuore c'è il gelsomino, in alcuni profumi, in altri no, in alcuni, secondo me, c'è quel tocco di femminilità in più. Qui secondo me si sente molto, sono tutti comunque profumi che hanno un filone comune, cioè almeno tutti quelli che abbiamo sentito finora sono così, hanno quel che di leggermente talcato, leggermente così, molto soave, nonostante siano profumi, perché comunque Chantilly, ti ripeto, è un altro che mi pare sia macramè, io già li conoscevo, hanno tutti delle persistenze eccelse. Non come questi due ultimi che hanno fatto, Beyond the Wall dell'altro, di cui non ricordo il nome perché non ricordo mai niente, dopo ve lo dico, però comunque durano tantissimo. Questo mi piace moltissimo perché questa nota muschiata, mescolata leggermente a questa nota animale, che secondo me dà vita a questo sentore leggermente di pelle, che però sembra pelle, però è pelle umana. Ciao! Cioè, qui c'è, cioè, tra un po' diventiamo anche splatter, non so, pelle umana stesa al sole. Questo è veramente bellissimo. Io non lo conoscevo, questo è davvero bello, ma questi sono tutti belli perché sono tutti quanti nelle mie corde. Sapete quanto io spengo la luce coi piedi, quanto io ami i profumi così, devono essere potenti, persistenti, ma devono avere quel sentore leggermente
sì, Claudio, ogni tanto mi lascio andare a delle descrizioni truci, ti penso sempre quando mi succede così. Questo è bellissimo, è diventato il mio preferito. Ha un leggero sentore, cioè questa vaniglia sa più di eliotropina, eliotropio più che vaniglia. E ha un sentore molto femminile, tanto tanto femminile, quasi di cosmetico, quasi cipriato proprio. Sa quasi di cipria. Però con questa vaniglia, questo qui penso sia uno dei migliori. E questo era Dame de Lille. Bellissimo. Bellissimo. Qui abbiamo messo qualcosa, no? Hanno tutti dei nomi bellissimi, tra l'altro. Questo si chiama Jacqueline. Questo qui, secondo me, anche qui io perdo la testa. E infatti, mamma che bello, lo sapevo. Questo ha in testa mandorla verde, erba mate e note verdi. Mi sono ficcata il profumo sopra il naso. Oh, ma guarda, c'è di nuovo quella che ce l'ha con lavanda, fresia e foglie di violetta. A parte che io so già chi è questa qui, ma lasciamo perdere. Mentre nella base c'è muschio, vaniglia e fava tonka. Allora, questo qui è fantastico. Questo è una casa di campagna, ma non una casa di campagna, cioè tipo rudere. È una magione, non una magione, una casa di quelle, cioè, tipo che stanno nella brughiera, no? Cioè in questa campagna inglese un po' sommersa dal verde, dove c'è un campo di lavanda vicino, ma c'è questo filo tra due alberi attaccato dove ci sono appesi degli indumenti femminili ad asciugare. Quindi c'è questo profumo che sono indumenti femminili che non sono però stati lavati, diciamo stesi perché sono stati lavati, sono tipo stati stesi perché, non lo so, questa persona ha fatto il bagno in un fiume o in un torrente lì vicino. E li ha stesi ad asciugare, quindi c'è il profumo della donna che li indossava mescolato a questi sentori che ci sono nell'aria. Il sentore di lavanda è molto delicato proprio in lontananza, quindi non è una lavanda proprio aromatica. È stupendo questo profumo. Si sentono queste foglie di violetta. Sapete che le foglie di violetta sono sempre danno sempre quel che è civettuolo ai profumi, no? Cioè qui c'è proprio la femminilità che mi piace a me. Infatti, Jacqueline mi è partito in testa improvvisamente. Ed è proprio questa immagine. Questo secondo me è favoloso per la primavera, è veramente un profumo molto evocativo. Cioè io non è che mi assuma delle sostanze di un certo tipo, abbiamo già capito, per cui non è che io, cioè, mi dopi e poi faccia i video. Queste spiegazioni, questi racconti, io li sto facendo con voi per la prima volta perché, come vi dicevo, io questa linea conoscevo un paio di profumi, ma non conoscevo tutto, diciamo, il parterre, insomma, presentato, quindi sto facendo queste recensioni in diretta, non mi sono preparata, non mi sono nemmeno scritta le note come faccio di solito, sto andando direttamente su Fragrantica per leggere con voi, e questa è davvero davvero bellissima. C'è poi questa tonka, questo muschio e questa vaniglia in sottofondo che però danno soltanto una dolcezza, però davvero questo è splendido perché veramente mi dà proprio l'impressione di questa giornata di primavera inoltrata in questo posto dove non so, qualcuno è caduto, non so, giocando in un torrente, poi ha deciso di mettere, non so, magari sta facendo l'amore con il suo innamorato, e intanto, io se tutte le sere non finisce a schifiù, come direbbe mio marito, non sono felice, non sto scherzando, comunque sì, può darsi. Ci sono questi indumenti intimi, può essere una vestaglia, no? Un reggiseno, un corsetto, perché magari parliamo di tempi insomma un po' antichi, e c'è questo odore. Questo è stupendo. Secondo me questo è un profumo che per la primavera è favoloso. Questo Jacqueline, me ne sono innamorata ed è salito in cima alla wishlist. Mettiamo in alto, così ci ricordiamo che è Jacqueline, perché dovrei fare come fa Teo che scrive, ma io sono cazzona e non scrivo.
Poi abbiamo macramè appunto ci ricorda il tessuto macramè. O dormite tutti o non lo so. Questo è veramente bello, eh. Questo è un profumo con bergamotto in apertura, rosa, ribes nero, muschio e patchouli. Io questo lo conoscevo già. Qui c'è una rosa che però non si sente. Eh sì, così come la pausina, a casa fate l'amore. Ma sì, ma perché? Che male c'è? Anzi, quando dicevano fate l'amore, non fate la guerra, magari. In realtà, purtroppo non è così. Per fortuna ci sono io. Questo in realtà c'è una rosa che non è super persistente, non è anche qui c'è la rosa, ma non è protagonista assoluta, perché sennò io non ce la farei. Tantissimo sento il narciso. Eh sì, narciso. Buonanotte. Muschio, ribes nero, sì, però sto profumo sì, secondo me, cioè, fatemi vedere che non mi sia sbagliato. Ah beh, guarda, sì, tanti lo danno infatti come profumo che ha delle associazioni con il Narciso Rodriguez, quindi insomma non sono impazzita, perché veramente sento l'odore di Narciso io, però per me non somiglia a Narciso Rodriguez, che comunque almeno adesso è una porcheria infinita. Non mi piace, insomma, non è più, deve essere stato riformulato 150 volte, non mi piace. Questo è un profumo che è più raffinato, più femminile, un po' più adulto, leggermente più signorile, quindi non so, cioè se prima parlavamo di indumenti appunto così, lasciati asciugare al sole, qui parliamo di indumenti costosi, indumenti comunque appartenenti a una donna che mi piace pensare che tutte queste donne siano donne che non sono della nostra epoca, quindi donne un po' più come si dice, di qualche tempo fa, a qualche 100 anni fa e anche di più. Quindi questa è una donna che appartiene all'alta borghesia, no? Quindi che ha un intimo e degli abiti molto costosi. In realtà pare che a quell'epoca facessero tutto tranne che profumare, però noi facciamo finta che non sia così, e siccome i profumi fanno viaggiare, questo mi ricorda. Questo è molto bello, questo io lo vedo molto più adulto però, leggermente meno evocativo di quello di Primo di Aprile, per me ha vinto su tutto finora, e quindi questo Jacqueline segniamocelo tutti, perché lo dobbiamo avere tutti. E sì, vieni qua. Chi è? Jacqueline mi sono messo anche di lato, cioè sono terribile. Qui abbiamo Rebordé. Questo Rebordé, dove ho messo le mie? Che birichina che sono. Che peccato, stasera quella lì che mi piace dirmi che sono ingrassata ha finito i fake, è venuta con un fake solo. Comunque c'è della gente che non sta bene, ve lo dico. Anzi, dopo vi devo dire una cosa. Perché non ve l'ho detta subito, non lo so. Allora, qui abbiamo note fruttate, limone e mandarino in testa, frutto della passione, note floreali e ambra nel cuore, muschio, note legnose, vaniglia e patchouli nel fondo. Io qui sento un fruttato leggermente legnoso, quindi sento anche leggermente la nota di mandarino, ma io mi fico sempre una mogliazza per il naso. Peccato Rosa, non ha altri fake. Di solito si presentano con più fake, vabbè che ci sono delle persone che sono assolutamente ossessionate alla mia persona, e questo, scusate, sparisco. Perché forse tira su col naso, mi sono venuti i goccioli. No, poi non sentivo più niente. Questa appunto sia, queste note fruttate, questo lo sento leggermente fruttato, legnoso, e secondo me nell'evoluzione è ambrato proprio, si sente proprio un'ambra intensa. Questo mi piace tanto, anche questo, perché
Io adoro l'ambra e un'ambra così fruttata non l'avevo mai sentita. Quindi anche questo è un sentore un po' più caldo, no? Quindi mi dà l'impressione di un tessuto più importante, più caldo, più avvolgente. Non è tra i miei preferitissimi, però devo dire che anche qui, vabbè, parliamo, ripeto, di un brand con dei lavori eccelsi, a dir poco. Vediamo questo se è fresco o no. Allora, io qui ho altri due, tutù e tutù blanc, però io ho solo tutù, o tutù, ma direi tutù, tutù, ehi tutù, anche questo lo conoscevo ed è molto buono, in apertura in apertura ha cocco, mela, pompelmo e ribes nero, eliotropo, gelsomino e rosa nel cuore, vaniglia, lampone, muschio e ambra. Nel fondo, questo è un profumo più giocoso, più anche qui abbiamo un sentore, cioè, allora, il cocco si sente e ha quel che di leggermente balsamico, non so come spiegarlo, però questo dà veramente l'impressione, anche questo è molto giovane come profumo, molto molto fresco, quindi c'è il tutù che indossa, non so, qualcuno di voi ha visto oh mamma mia, mi sono spostata Jacqueline. Ha visto il profumo? Sì, il profumo. Io ce la faccio. Il film Il tempo delle mele. Vi ricordate quando lei sta comunque a danza? Penso sia nel 2, perché io li ho visti mille volte quando ero ragazzina, quindi li so quasi a memoria. Che c'è sua madre che va a prenderla e c'è lei che sta facendo danza moderna, però sua mamma guardandola cresciuta si ricorda di quando lei era bambina e si vede anche una scena in cui lei ha il tutù, che è una ragazzina, non proprio una bambina, ecco. È un tutù rosa di una ragazzina ed è splendido anche questo, però ci sono delle note più fruttate, più fresche, più, questo è un profumo molto giocoso, secondo me molto estivo, veramente molto bello, dà proprio una sensazione di freschezza, come un tulle rosa che si muove, no? Che danza, così correndo come può fare una bambina. Non è il tulle di una ballerina della Scala, è il tulle di una ragazzina che sta imparando a ballare ma che gioca, che si diverte, secondo me. Bene, tutù blanc io non ce l'ho, però mi sono spruzzata Jacqueline e devo dire che, ciao ragazzi, è una cosa stupenda questo profumo. Stupendissima, cioè questo è un profumo che non lo so, cioè io adesso vi dico una cosa che mi farà apparire come persona malata, come se cioè, ci fossero ancora dei dubbi da così da dissipare, non credo, perché chi mi segue lo sa, io delle volte quando ascolto i profumi, visto, ho detto ascolto. Quando annuso i profumi non mi succede sempre, perché altrimenti sarei tipo una tipo con le crisi mistiche e mi dovrei fare un po' ricoverare. Scusatemi se io, cioè, sembro un Minions con le due palle di, cioè io non ho parole, non so ancora perché non chiudo, spero che qualcuno mi chiuda prima o poi e faccia questo gesto estremo, una sorta di eutanasia, perché non so. A me a volte vengono o i brividi o mi viene le farfalle nello stomaco. Avete presente quando vedete, senti, mio marito si sta preparando il bagno, persona orribile. Avete presente quando vedete la persona di cui siete innamorate, oppure quando eravate ragazzini, quando siete emozionate? Ecco, ogni tanto mi succede, mi è successo con Jacqueline, non so perché, e quando mi succede così, io non sono brava a descrivere i profumi, non è vero, voi dite che io sono brava. Io ho una maniera che è mia, come un altro ha la sua, però a me succede questa cosa. Allora, io ve li descrivo sempre, però ci sono alcuni casi in cui mi succede come mi è successo con Jacqueline. Io non avevo mai sentito prima Jacqueline in vita mia, perché vi ho detto quelli che conoscevo, conoscevo tutù, macramè e Chantilly, in particolare Chantilly e macramè avevo sentito bene tutù così al volo,
A volte mi succede che quando mi capita questa sensazione di brivido, è come un déjà vu, cioè non mi succede una cosa normale, mi succede come un déjà vu e nella testa mi arriva un'immagine chiarissima di una situazione, di una cosa, è come se io mi stessi ricordando o una cosa che ho vissuto io. O una scena di un film. Quindi io direi che è una patologia, quella che ho io, probabilmente psichiatrica, ancora da scoprire. Quando la scopriranno, io sarò la prima a essere curata. E, questo è quello che mi capita. Per cui questa è stata il profumo, questo Jacqueline, che mi ha dato questa sensazione subito, immediatamente. E devo dire che questa immagine, no? Cioè, è un'immagine chiara, chiarissima, come se l'avessi vissuta io, come se fossi io lì, rimasta così, in costume, anzi, ad amici così, penso di sì, nuda, quasi nuda, con qualcuno che amo vicino e ci siano, insomma, in questa casa, magari una casa disabitata, queste case che una volta erano abitate in campagna, quindi lontano, perché siamo caduti in un ruscello, una pozzanghera, abbiamo fatto qualcosa. C'è un campo di lavanda vicino, ci sono questi miei abiti, o abiti di questa giovane donna, facciamo che non sono i miei, che asciugano appunto in questo filo improvvisato che abbiamo messo per cercare di asciugare questi abiti, per me tornare a casa. E c'è questo profumo di lavanda che arriva, ma c'è anche il mio odore, il profumo, un profumo talcato, quindi magari un odore bellissimo. Ed è una cosa impressionante questa che mi succede. In particolare stasera mi è successo in maniera impressionante e pesante. Quindi mi sa che questo qui finisce a casa con me. Fra l'altro, io penso che sia ancora valido perché Teo mi ha dato questi campioni da un po'. Io gli ho detto che io con Teo non collaboro, Teo però mi fa queste. Collaboro perché siamo amici. Amici, lui è il mio spacciatore praticamente, non di sostanze illegali ma legali. Ogni tanto mi fa questa cortesia, mi ha fatto questo sample kit, e mi ha dato un codice Gritti, scritto grande credo, comunque Gritti. Penso che vi dia, sono quasi sicura, anzi che vi dia, diritto ad avere il 10% di sconto. Eccoci qua. Ho detto tutto quello che vi dovevo dire perché, no vabbè, io questo lo voglio a tutti i costi. Fammi vedere di che morte devo morire. Jacqueline è veramente bellissimo. Bellissimo anche. Allora, io intanto mi faccio i cavoli miei. Sta a vedere che non c'è. Perché non c'è? Aspetta, guardavo se c'era. La morte. È la morte. Eccolo, Jacqueline, 165, brava! Sì, ah, vediamo cosa dice. La femminilità e le sue infinite espressioni, se la sensualità del desiderio, il piacere sulla pelle. Oh, raga, raga. Un rituale, gesti raccolti, intimi dell'essere nudo. Ragazze, per cortesia. La magia di sentirsi avvolte in qualcosa che rende uniche. Il tempo si ferma, i ricordi diventano evanescenti, i pensieri si dissolvono, rimane solo una luce, trovare un punto d'appoggio, una linea nella sabbia, voltarsi, scoprire una nuova se stessa. Un delicato accordo verde, mandorlato, avvolge la pelle e apre la strada a sfumature floreali, lavanda, fresia e foglie di violetta. Il sogno si dissolve, lasciando una discreta, sì, va bene, una discreta scia di muschio, riscaldata al calore della fava tonca. E non si ferma al calore della fava, ma continua con la tonca. Io facendo delle battute simpatiche. Che simpatico umorista. Poteva andare peggio, sì, ragazzi, poteva andare peggio perché questo Jacqueline lo voglio. Adesso comincio a bere, così cominciamo con la nostra gara di rutti come tutte le sere. Questa sera sarà molto difficile perché ho avuto la pessima idea di mettere due fette di prosciutto crudo sulla pizza. E berrò il mondo. Ciao, le 12 lune. Ciao. Ciao, Dana, sei tu? Vedo piccolo.
tiro giù tutto. I puntini rosa a quest'ora sono dispersi nel... come si dice, nel... Sì, Laura, ben spesi, perché sono veramente meravigliosi i profumi di Gritti. Questo Jacqueline, io vi posso assicurare che non vi pentirete, perché è un... cioè, non vi pentireste se vi piacciono alcuni generi di profumi, perché è un profumo che ha un cioè, un'evocazione proprio, lo chiamerei. Non lo so, è qualcosa che mi fa venire in mente qualcosa di andato, di passato, di bellissimo, di malinconico, di struggente, di sensuale, di dolce, di bellissimo. Jacqueline è proprio bello. I want... Ariana Grande, io intanto mi sono sbalezzata come i bambini. Io penso che il prossimo regalo di compleanno o di Natale sarà un set di bavaglie per me. Sono arrivata al punto in cui mi sbavezzo quando mangio, quando bevo. Sfortuna non sbavezzo di norma. Cioè, così non è che sto ferma e sbavo. No. Sì, Rosa, ma sono due deficientini, però, nel senso che sta sempre... Marta manca nei suoi divani, perché ancora la sala non c'è, e lei si sente sperduta. E poi non so, lasciamo perdere. Vi devo raccontare quello che mi è successo oggi, ragazze, perché mi è successa una cosa, voglio dire, niente di scandaloso, nel senso che, cioè, non è che sono cose che non succedono mai o succedono... però, allora, praticamente siamo andate a fare un attimo, non un attimo di spesa, dobbiamo prendere due cose. La mozzarella per la pizza, io che brutto, mozzarella per la pizza, io devo prendere le mele perché ho promesso a mia mamma la torta di mele, gliela farò domani, ma domani non ci vediamo, anche se è la festa della mamma, a proposito, auguri a tutte le mamme. Ecco, bravo, portami i bavagli. Perché gli devo fare la torta di mele, ci vediamo lunedì sto da lei tutto il giorno, quindi insomma... Era anche inutile che domani facessimo chissà che. E sono andata alla Coop, qua vicino a casa mia, con mio marito, guidava lui. Noi abbiamo parcheggiato, praticamente abbiamo parcheggiato quasi vicino all'entrata, in parcheggio tipico dei parcheggi delle Coop, quasi all'inizio dell'entrata. Allora, sapete che i parcheggi dei supermercati hanno tante vie. C'è una da cui puoi venire su così, una da cui puoi venire giù così, l'altra è di dietro di qui. Noi eravamo quasi all'inizio dell'entrata di quella via del parcheggio. Usciamo, stava piovendo, tra l'altro anche di brutto. Io salgo, saliamo in macchina, Claudio, che comunque è molto bravo a guidare, lui è molto bravo, molto esperto. A volte io lo sgrido perché secondo me è un po'... troppo avventato, un po' sprudentato, come si vuol dire, ma io sono molto prudente, quindi forse sono anche io che sono un po' petulante, no? A volte con lui, ok, però se devo dire una cosa, se c'è una cosa che lui non fa mai, è proprio fare delle cose rischiose senza motivo, cioè se vuoi ti fa 10 km orari in più del giusto, però se devo uscire da un parcheggio certo non corre, tant'è che noi eravamo appunto così, parcheggiate, avevamo una macchina di fianco e l'altra di fianco, eravamo in mezzo. Lui fa per uscire molto piano perché tra l'altro non aveva visibilità, perché sapete bene che quando siete in mezzo con una macchina a destra e una macchina sinistra, prima che voi riusciate a vedere chi c'è dietro dovete fare un po' di strada, no? Quindi la fate piano. Una cogliona entra nel parcheggio, nella via del parcheggio, quella via lì, velocissimamente. Mio marito subito non inchioda perché eravamo quasi fermi, subito mette il piede sul freno, ma questa qui si attacca al clacson, tira giù il finestrino e inizia a dire delle cose, deficiente, non ho capito bene cosa. Claudio, che è mio marito, è un tipo che in macchina è tranquillo, però se gli dici qualcosa gli vengono i 5 minuti subito. Questo è un difetto che ha. In realtà è rimasto molto caldo, forse perché ha visto una donna, solitamente lui è molto tranquillo. Ha tirato giù il finestrino e gli ha detto: signora, mi scusi, però se lei entra così velocemente nel parcheggio è normale che rischia, cioè io sto uscendo. Questa continua, gli dice: idiota, ho due bambini in macchina. Io quando ho sentito così, pioveva di rotto, mi sono levata la cintura, sono scesa dalla macchina, ho fatto il giro della macchina, non sono arrivata fin da lei perché mi sono fermata e ho detto: ma che problemi hai? Gli ho detto, entra ai 400 all'ora dentro un parcheggio, io sto uscendo, uscivamo ai 3 all'ora, non è che siamo usciti
stavamo uscendo pianin pianino. Lei è arrivata ai 200 all'ora, era all'inizio, quindi ha fatto il curvo. Avete presente quando state andando e vedete un parcheggio e fate così? Lei ha fatto una cosa del genere. Noi stavamo uscendo, cioè sarebbe stata lei a venire addosso a noi forte. Poi il torto l'avevamo noi perché stavamo uscendo da un parcheggio. Non è successo nulla e mi fa... io in macchina ho due bambini. Io gli ho detto, beh, scusa, ma tu cosa ne sai che in macchina non ce li ho pure io i bambini? Che cazzo vuol dire? Cioè, tu perché hai due bambini in macchina e io devo stare super attenta, tua mamma mi puoi venire addosso, mi puoi dare dell'idiota a mio marito, mi ci puoi ammazzare, tanto la mia di vita non ha un valore. Al che questa mi fa, adesso io chiamo i carabinieri, io ti chiamo chi vuoi, e poi l'ho chiamata con un nome con cui si chiamano di solito le donne in maniera rispettosa, e gli ho detto, chiama chi vuoi, e l'aspetto qua, mio marito è venuto, mi fa, no, senti, vieni, andiamo. Lei, quando ha sentito che io proprio avevo perduto totalmente il lume, ovviamente non avevo nessunissima intenzione di fare cose tipo picchiare o fare, però mi era proprio, cioè, se avete presente così, ero chiusa in quel momento, lei ha tipo tirato sul finestrino, messo la prima e è andata. Cioè, ma secondo te? Cioè, tu perché c'hai i figli in macchina, io devo stare attenta io a quel cazzo che fai tu? Non lo so, io ricordo quando ho fatto scuola guida, avevo l'istruttore di scuola guida che aveva messo due bollini a un certo punto della macchina, vicino alle cinture praticamente, un di qua e un di qua, e mi diceva che quello era il punto in cui io, quando io uscivo dai parcheggi, perché ti fanno fare anche quelle cose, almeno qui a me hanno fatto fare anche quelle cose, io avrei iniziato a vedere chi c'era dietro, quindi molta prudenza quando esci, però in quel caso la prudenza la devono avere tutti, cioè non è che io posso dare per scontato e partire. Poi raga, scusate, ma anche se io avessi sbagliato in qualche modo, c'è bisogno di dare dell'idiota a mio marito e dirgli ho due bambini in macchina? Cioè la piccola ero esorcista, sì, vabbè, no, cioè, voglio dire, magari sembravo la bambina dell'esorcista, ma veramente quando sentite che gli dava dell'idiota, ho detto, ma come, c'è, idiota, c'ho due bambini in macchina, idiota. Cioè, io poi sapevo che lui è uno che per certe cose, per non andare avanti, sta due passi indietro, quindi con una donna davanti lui, come si dice, lei avrebbe avuto bisogno di essere apostrofata. Poi sapete, però, un uomo quando poi si ribella viene sempre additato per quello che ha violenza verbale. Ho detto, assisto, gli ho fatto, se io scendo, dico, tu cosa ne sai che io non ho due figli in macchina? Cioè, tra l'altro, lei arrivava a una velocità tale che se mi avesse preso dietro, eventualmente avrebbe potuto prendere un seggiolino di un bambino messo dietro. Tu stai male, cioè, ma sei esaurita. Poi comunque, anche se io sbaglio, cioè, quante volte mi tagliano la strada? Non mi vedono, cioè, a un magari un dare precedenza, poi magari si accorgono di me e mi fanno così con la mano per dire scusa. Io non è che esco il finestrino deficiente a stare nei cazzo, no. Cioè, faccio così per dire, vai tranquillo, perché se anche io fossi stata nel torto, cioè, non c'è bisogno, anche perché non ci siamo neanche sfiorati. Cioè, capito? Non è che dici, mi sei venuta addosso, c'è successo qualcosa. Cioè, dei bimbi in auto, questa qua fai 400 all'ora, cioè, lasciamo stare. Guarda, mi sono commossa. Invidi Claudio, perché è dentro la vasca? Ah, al fresco, guarda, veramente è una vergogna. Intanto c'ho capelli, peli, moccioli. Ecco, questo è quello che mi è successo oggi, e devo dire che però sono un po' rimasta, perché allora la reazione che ho avuto va benissimo, perché raga, io dopo anni di silenzio in aula, mi levo questi perché tanto ora gli occhiali con le lenti antiriflesso costano troppo. Devo spendere i soldi in profumi, tesoro. Non è vero. Adesso li ho tolti un po', però, tanto comunque i messaggi più o meno li leggo. Ma adesso quando c'è un attimo, manca molto. Sì, guarda, Rosa, io ho fatto tanti anni con la vasca da bagno quando ero ragazza, ragazzina, da quando ero piccolina, fino ai 19 anni, 20 anni, perché purtroppo era già mancato mio papà, quando mia mamma ha fatto rifare il bagno. Poi abbiamo fatto rifare il bagno e abbiamo messo la doccia, però devo dire che comodità, perché la doccia è comodità. Infatti sono convinta che magari fra un po', diciamo per il periodo estivo, la vasca la accantoni un po', però d'inverno un bel bagno caldo
E poi andare a letto, quello è bello, fare il bagno caldo, rilassarsi, un po' di oli profumati, poi pigiamino e letto, si dorme anche molto meglio. Però sai, cioè, è ovvio che se per esempio avessi avuto un bagno solo e non ci fosse stato il posto, la scelta sarebbe ricaduta sulla doccia un'altra volta, perché purtroppo è la cosa più veloce. Le H, Claudio. Non ce la puoi fare. Adesso voglio provare a entrare nella mia live. Secondo voi si può? Adesso vedi cosa faccio. Adesso faccio gli esperimenti. Sono qui. Adesso ci provo. C'è la pubblicità. Aspetta un attimo. Oddio, che inquietante. Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Sono qui, sono in Sono live. qui, sono in live. Che inquietante. Guardate. Ciao. Ma comunque ci sono 37 mi piace con 72 spettatori. Dovreste vergognarvi. Ok, ho finito. Oh no. Ho chiuso la pagina con Gritti. Alessia, grazie a te. Sono veramente. No, no. Questo diventa sempre più buono. Sì, la voce arriva un po' in ritardo ed è ancora meglio perché è più divertente. Sembra un po' l'eco, no? Sembro io che come il Papa pontifico dentro a una chiesa. E niente, comunque per dirvi che io amo, amo, amo il brand Gritti, io ho anche questo che si chiama Behind the Wall, che è un profumo che, ciao, adesso ve lo faccio vedere subito perché questo qui, ve ne ho parlato, questo, cioè, io direi che però mi piace quanto mi piace Jacqueline, perché io Jacqueline non lo conoscevo, purtroppo, ma cosa sto guardando? Ma no, sono finita dentro, non so cosa. Na, 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 na. Behind the wall, eccolo qua. Questo è proprio. È sold out, ragazzi, attualmente. Però si può pure prenotare. No, questo è fantastico. Allora, ci sono in testa zenzero in polvere, violette artemisia. Ciao. Iris nero e accordo lattiginoso nel cuore, sandalo, cardamomo, muschio bianco nel fondo. Questo è un profumo, cioè questo qua è il profumo, cioè, della vita. Cioè, non so. Questa foglia di violette e questa artemisia si sentono tantissimo per tutto, tutto, tutto. Guarda, l'avevo visto giusto. Per tutto il profumo, per tutto, insomma, l'evoluzione, per tutto il profumo. Perché? Bellissimo. L'artemisia è un'erba che secondo me è una nota, è un'erba da cui si ricava una nota che secondo me rende i profumi leggermente misteriosi, no? Un po' magici, perché è un'erba con tantissime proprietà, non chiedetemi bene quali perché sono una strega fallita, quindi io sono un acquario, sì. È un profumo stupendo, come fai a sapere che sono dell'acquario? Inquietantissimo. Però è muschiato, questo accordo lattiginoso si sente tantissimo e poi una persistenza di una potenza, un sillage mostruosi. Vi dico che, allora, secondo me, pur essendo Sassy Jacqueline, ti sei persa il nome di questo? Behind the World, al di là del muro, si chiama. Fatti lo scrinno. Scrinati e secondo me dicevo anche con Jacqueline, ma questo qua non ce l'ho da tantissimo perché ce l'avrò da un paio di settimane. Nadia, ti hanno tagliato il commento precedente. Oddio, qual era il commento precedente? Dove
dov'è quella che diceva che sono dell'acquario? Come fai a sapere che sono dell'acquario? Bellissimo. Comunque vi dicevo, sono 3 settimane prima che ce l'ho e lo sto usando tantissimo. E, però insomma, voglio dire, credo ci fosse Marta dietro, cioè, disagio, però ne ho tanti, quindi insomma ogni tanto cambio, però ho ricevuto tantissimi complimenti, tantissimi. Ora, non è che io giudichi un profumo dai complimenti che riceve, però capita di farci caso. Marta che si soffoca di là, che poi ogni tanto. E, ripeto, non si giudica se è buono o meno un profumo, se riceve complimenti o meno. Però devo dire che in questo caso, diciamo, uno ci fa caso, nel senso che personalmente scegliere un profumo di un certo tipo e decidere di averlo, portarlo e fartelo, insomma, tuo in tutti i sensi, poi fa piacere se è apprezzato, no, dal prossimo, così come fa dispiacere se qualcuno dice che questa puzza e sei tu che hai indossato un profumo che magari risulta con un odore sgradevole, ecco, agli altri. Per cui insomma ci sono dei profumi che veramente acchiappano complimenti come ridere, e l'ho visto fare da diverse persone questo tipo di video. Lo devo fare anch'io, magari facciamo una live, perché a me comunque di alcune cose sto cascando dalla sedia, ed essendo alta 1,20 m, se casco dalla sedia potrei farmi anche male. E mi piace insomma fare live per queste cose. Potrei fare una live dove parlo dei profumi e diciamo che per cui insomma ricevo più complimenti. Un'altra cosa di cui volevo parlare in un altro video, anche questo sarà una live, infatti comunque, ciao Gabriella, ciao, grazie, anche a te un bacione e una leccatina da Marta e Pintino, che farò comunque una live, perché ho intenzione di fare un po' più live di quelle che faccio. Mi piacerebbe fare, insomma, appuntamenti fissi, io non ci riesco. Giolina non è naturale, il mio colore di capelli. Io sono, in realtà sono di un colore che non mi sta bene, secondo i miei colori, perché il mio colore naturale è un biondo cenere, quindi è quel castano chiaro color topo, orribile, è un colore bruttissimo mio naturale, cioè che mi sta malissimo, quindi non so come mai la natura decida di creare cose per cui non stiamo bene, ma questo è il colore della Garnier 7.43. Aspetta, ti dico il coso giusto perché così 7 punto, credo che sia 7.43. yes, questo, attenzione perché ha mille facce diverse, nel senso che la signorina davanti è diversa, però l'importante è che, scusate, non è della Gabriella, L'Oreal L'Oreal Excellence Creme 7.43, questo qui, quello che faccio io. È chiaro che io avevo dei capelli veramente biondi sotto, veramente biondi. Allora, io naturalmente espello il ramato, cioè nel senso, mi fai bionda, dopo un po' esce il ramato, quindi io quando ero bionda lottavo contro il giallo costantemente perché mi esce naturalmente, però i miei capelli sono un colore tutt'altro che freddo, che caldo, scusate, perché sono un biondo cenere naturali. Ora ne ho comunque per il 50% bianchi, quindi abbiamo risolto il problema. Però sì, questa era una base biondissima praticamente, poi scaricherà tantissimo, tornerò quasi bionda secondo me, però continuerò a farmelo perché mi piace moltissimo. È il mio preferito. Io sono stata rame per quasi 2 anni e io dei ramati li ho provati tutti, quelli in commercio, sia quelli da miscelare a casa che quelli comunque già preparati nella scatola. Quello della L'Oreal Excellence 7.43 è il migliore di tutti. Infatti stavo guardando che comunque su Perfume Dreams e altri, scusate, come ho scritto L'Oreal,
e altri siti si trova a dei prezzi un po' più convenienti di quelli che le trovo io. Quindi ho intenzione di fare un pochetto di scorta se mi capita, perché così sono felice. Ho visto che ce l'ha anche Notino, ma se Notino non ha gli sconti, costa 7,30 euro. Io ho i moccioli, scusate, stasera. Ma perché? Qualcuno è contento del proprio colore naturale? Non lo so. Comunque, il mio, un po', vedete, sono anche arrossata. Perché comunque ho un pochino di allergia io. Ho sempre sofferto un po' di allergia ai classici piumini. I famosi pioppi, no? Una cosa molto leggera, però ce l'ho. Lenti antiriflesso, cioè. Non posso. Vabbè, Rosa, ma tu ti fai bionda, cioè. Comunque il biondo per i capelli bianchi, this is fantastic. Cioè, io, che era tanto che non mi facevo così bionda, avevo tipo trovato la pace dei sensi da quel punto di vista, perché diciamo che ho un buon 50%, anche 60% di capelli bianchi, quindi la crescita c'era scura, ma si mescolava col bianco e io potevo stare pure 3 mesi senza farmi una tinta. Era fantastico, però io non mi ci vedevo più. Non mi ci vedevo più e non so, l'ho fatto per un po', poi insomma con quei capelli che avevo ultimamente proprio non se ne parlava. Adesso io posso proprio dirmi felice e soddisfatta. Ora sono un taglio un po' indefinito perché stanno crescendo. Questo è tutto il retaggio di frangia che ho avuto e che, cioè, mi piace tantissimo ancora la frangia, ma non me la faccio solo perché poi da far crescere. Ecco, Rossana, leggete Rossana Romito, la leggete tutti. Non bloccatela, o bloccatela, no. Lei è la mia parrucchiera, l'artefice un po' di tutto ciò. Quindi la frangia io l'adoro, però il problema è quando ti stufi, dopo c'è sta roba, cioè io sembro, guardate che fastidio, perché poi se stessero così all'indietro, no? Guardate, è anche carino, il problema è che mi fanno così, mi sta sul cavolo questa. Fermi tutti. Sì, mi sono fatta mora la ragazza, però anche un po' da più grande, proprio mora no, da una ragazza proprio anche nera. Sì, dobbiamo sistemargli un po', Rosana. Ulrica, tesoro! Ciao, bellissima! Sì, io sono rame inside. E poi questo è proprio, sapete, cioè io ho cercato per secoli un colore simile, ma non è il colore, è la base che c'era sotto che ha fatto sì che venisse questo tipo di colore, nel senso, era chiara, chiarissima, chiaro, chiarissimo. Cosa volevo dire? Sì. Beh, ma allora, cioè io cercavo con il mouse di scorrere i commenti. Pessima. Ma secondo voi, aspettate un attimo, voglio fare una cosa molto punk. Adesso faccio una cosa veramente molto punk e se mi riesce vediamo. Veramente felice. Oh, ma la pubblicità un'altra volta. La vogliamo smettere o no? Allora, aspettate un attimo che non voglio dare fastidio. Però non capisco, non riesco mica a scrivere. Ah no, sì, aspetta. Io mi autoscrivo, ragazze, mi autoscrivo. Ci sono, sì, ci sono. C'è anche la cosa della corona della Queen. Adoro. Queste cose mi rendono una persona felice, non so perché. Adesso mi faccio una donazione da sola. No, non bannatemi. Oh, scusate, dobbiamo bannatemi.
Aspettate, adesso faccio. Adesso mi metto a mettere cose uscine. Perché qui nel MacBook ci sono anche le. Come si dice? Perché? Ah, ecco. Ora sono felice. Sì, anche io ho iniziato prestissimo con le tinte come una pazza. Comunque vi dicevo che vi anticipo che cercherò di fare più live. Ora può aggrapparsi che non ne faccia per una settimana, che ne faccia 2 a settimana, però volevo fare anche a metà settimana una live, indipendentemente dal fatto che sia uscito un video il mattino o meno, o il pomeriggio, però la live ci sta sempre. E vi volevo parlare appunto, non in questo video, perché ciao Carmen, tesoro, perché comunque non è, cioè nel senso abbiamo già parlato di tantissime cose, poi vi confondete, mi confondo, però vi devo assolutamente parlare di un brand, e non vi devo parlare bene di questo brand, che mi ha costretto a parlare dei suoi profumi. Ebbene sì, c'è un brand che ha cercato e ha... C'è riuscito per metà perché ve ne parlerò in quel video. Mi ha costretto a parlare dei suoi profumi, quindi vi devo raccontare bene quello che è successo, perché poi insomma, devo anche capire insomma se sono io che mi sono impazzita o non lo so come, cioè voi due, cioè Irene e Rosa, state facendo comunella per cercare di usurpare il mio trono. Il mio trono, detto così, il trono. Oddio! Spacco in un colpo solo profumo e computer. Amo. Chissà se mio marito è svenuto nella vasca o è ancora vivo. E niente, io insomma diciamo che avevo da parlarvi di questi profumi. Avrei altri profumi di Gritti di cui sparlottare attualmente. E sono dei profumi che sono questi qua. Sì, Chiara, ho acquistato da All Beauty, da All Beauty o All Beauty, e mi sono trovata sempre benissimo. Che sono questi qua? Sono veramente dei profumi bellissimi. Ma ve ne parlo un'altra volta, perché qua. Volevo dire una cosa qui. Bam bam. Che bello avere il, come si dice, il, perché fai così? Il computer qua e ignorare tutto il resto. Mon boudoir. No. Siete tutti svenuti? Alessandro? Ma chi è questo Alessandro? Che è pure amministratore. Ah, Alex, ciao! Madonna, quanto sono stonata! Lo vedete come sto io? Dopo il Covid non mi sono ripresa più io. Cioè, amore, tesoro, come stai? È una vita che non ci sentiamo noi due. E questo non mi piace. Cioè, chi è questo? Io secondo me sono andata. Sì, proprio. Aiutatemi, vi prego. Cioè, proprio io non ce la faccio più. No, veramente, a parte gli scherzi, comunque a me la memoria mi è proprio partita, eh. Cioè, è roba che mi ha fatto pure paura, a dire la verità. Però, boh.
Alex, ma come stai? Dimmi come stai. Ma no, ma io sto bene. Ma mi drogo io. Boh. A volte è bello perché ti dimentichi anche le cose brutte. Sei spesso a Milano, sto cercando un lavoro su. Ah, ok. Vuoi diventare un baruscia milanese? Tempo fa parlavo di un profumo ai fiori di camomilla. Forse c'era come nota, però non credo tutto dedicato alla camomilla. Non me lo ricordo, che tenera che sono. Eh sì, esatto. Oh beh sì, eh. Cioè non me li ricordo tutti quelli di cui, cioè se ce li ho va bene. Però dipende, perché per esempio è interamente dedicato alla camomilla. Ah, ma Regine dei Prati, vedi, ce l'ha come nota, sì. Regine dei Prati c'è, però non so se intendeva quello. Ma come c'è anche in Memoir d'un odore di... Cos'è quell'affare lì dietro? Cioè io mi spavento da sola. Ho visto qualcosa sbucare il cartone, invece no, vedete che c'è, non ce l'ho più. Sì, Memoir d'un odore di Gucci, anche quello è una bella camomilla. Però non penso, a parte che Memoir d'un Odore è un profumo che io non avevo capito, nel senso che io l'ho sentito sempre su Mouillette, poi un giorno sono andata dalla saponeria sì, anche tutta l'Italia è bellissima, non è che ci sia, poi sai, ognuno ha nella terra natia comunque un legame particolare, no? Quindi è normale che per me sia la Romagna o l'Emilia, per qualcun altro Roma, Milano o Torino. Ah, era una XXX, allora, per i profumi XXX vi consiglio di aspettare ragazze perché ci saranno delle sorprese. Vedete quel pacconzo lì? Sì, Laura, ne ho provati alcuni, mi piacciono molto i profumi di Andreoli. Quelli che ho provato io, tranne che due o tre, sono molto, molto festaioli, estivi. Quel pacco che c'è lì, con, vabbè, cassetti aperti. Casa mia sembra che sempre ci siano stati ladri, invece no, sono io il ladro. Tra l'altro devo cambiare ancora disposizione qua perché non mi piace, così è un casino. Questo qui è un pacco appunto di dove ci sono degli XXX, cioè tutti. Ciao Lucia, grazie, grazie mille di seguirmi, grazie. E vi parlerò nello specifico di tutti questi profumi e soprattutto ci sarà comunque un codice che sarà, non dico uno sconto, ma penso che vi dia diritto almeno alla spedizione gratuita. E quindi insomma ve ne parlerò per bene, per benino in un video, perché quelli sono profumi molto carini. Tra l'altro il concept mi piace tantissimo, questo desiderio di parlare di un periodo della vita bello come quello dell'adolescenza, no? Che è stato raccontato in decine di migliaia di canzoni, libri, film e quant'altro, e anche nei profumi ovviamente, sicuramente c'è questo intento e questi profumi sono dedicati proprio a quell'età, che è quell'età dell'innocenza, della purezza, ma anche delle prime scoperte a livello proprio amoroso e sessuale, quindi insomma ci sono anche dei piccoli tocchi di come si dice, di età adulta, che non guastano. Sono profumi veramente carini, molto particolari e quello che dici tu, secondo me, è Honey Boo, perché Honey Boo ha all'interno miele e camomilla, è un profumo bellissimo quello lì. È della linea, credo, il mio preferito, perché è molto particolare, secondo me è molto adatto anche alla stagione. Honey Boo è veramente molto, molto, molto bello, molto, molto bello. Ha proprio questo sentore di camomilla con il miele dentro, no? Veramente molto carino, sì. Io continuo ad avere i moccioli, voi mi dovete perdonare, se ogni tanto mi soffio il naso, sparisco. Sì, tesoro Alex, sono già qui. Si vede che c'è ancora i cartoni in giro e si sente parlare come se fossi dentro a un, non so, un
un non lo so cosa, dei capelli inguardabili anche stasera. Ne ho parlato in una live, Frère, una live dal camper di sicuro, sì, Dana, sono profumi meravigliosi, credimi, cioè non hanno neanche un prezzo esagerato, tra l'altro, per essere comunque dei profumi artistici da 100 ml, con un pack tra l'altro molto carino. Adesso ve ne faccio vedere uno, perché mi va. Con il mio culone mi alzo. Con il mio culone. Tra l'altro, cioè, io sono talmente scema. Eccolo qua. Oppa! Allora, io ancora non ho il codice da darvi perché l'azienda me lo deve ancora fornire, quindi insomma abbiate pazienza, però vedete i packaging sono così, sono comunque già, vabbè, con questa XXX che dentro è in rilievo, questi, ci sono tutti diversi pack, però hanno lo stesso concept, ci sono questi gelati, Coca-Cola, fiocchettini, margheritine, eccetera, 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 e i packaging dentro sono così, ma mi fanno impazzire i packaging, perché insomma sono bellissimi. Sarà che io ho una passione per i packaging bianchi, che per me è bellissimo. E questo Honey Boo è proprio un profumo, a parte che sono molto persistenti, molto persistenti. E questo qui è proprio un profumo che sa di miele e camomilla. Cioè sono le due cose che sono quelle, miele e camomilla. Allora, aspettate che ci guardiamo subito. Tanto per... adesso mi uscirà qualcosa di... Oh! Laura Ferraro, le fragranze di Epico incuriosiscono tantissimo anche a me. In particolare c'è una vaniglia, però mi hanno detto che sono duraturi un'ora e poi non si sentono più. Mi sono usciti dei video osceni. Aspettate un attimo. Ho scritto XXX Honey Boo, mi è uscito nel video porno. Lasciamo perdere. Mamma, come si sente il miele? Bellissimo. Profumo. Mi raccomando, scrivete il profumo se cercate Honey Boo XXX. Ma no, ancora. Dai, non va bene. Vediamo se mi può aiutare il mio amico Teo. Vediamo, eccolo qui, costano 89 euro. Honey Boo però attualmente sul sito di Teo è esaurito. No, la vaniglia che mi piace a me è vanille charnel, una cosa del genere. Ma comunque c'è il sito anche di XXX che lo devo trovare. Sì, comunque vi saprò dire qui tutto. A tempo dovuto, questo è molto bello, è molto particolare, cioè la nota di camomilla, la nota di miele, no, nel senso che non ti piace, Laura, l'hai sentita, ciao Selective Fragrances Only. Come vi devo dire, tra l'altro c'è una cosa carissima che hanno. A me ovviamente, cioè ovviamente una mazza, mi hanno mandato tutta la linea, però ovviamente avendomi mandato tutta la linea non mi ha mandato anche il sample kit, sono 5 sono, però ve lo faccio vedere perché è veramente bellissimo il sample kit, almeno a me è piaciuto tantissimo. Sempre con il mio culone in primo piano. Allora, il sample kit è tipo questo, che è tipo una confezione di sigarette, però fatta ovviamente con... c'è questa ragazza in piedi su una palla, con questo, insomma, è questo concept. Ci siete? Perché... aspettate che mi sta scatenando la batteria. E mettiamo il telefono in carica. Eccoci qua. Gesemo. E... ah, ok, così mi hanno detto, attenzione, cioè non è che io non li ho sentiti. Però appunto questo Discovery Kit è fatto così, fatto come un pacchetto di sigarette,
Si era bloccato perché mi era andato in risparmio delle giacche col telefono e c'è scritto XXX, quattro volte XXX, sì, crea un'elevata dipendenza, inizia ora, cioè quindi tipo il contrario di quello che c'è scritto sulle sigarette, c'è scritto crea dipendenza, attenzione, smetti subito, c'è scritto sulle sigarette, c'è scritto inizia ora, e il sample kit è fatto così, vedete, si apre e qui dentro ci dovrebbero essere tutti e cinque i profumi, qui me l'hanno mandato solo a scopo dimostrativo, da farvi vedere, quindi da far vedere quando farò il video, però mi è piaciuto veramente tanto. Centro, cerco un centro di gravità permanente, in realtà oggi l'amica del sei ingrassata è venuta una volta sola. Ragazze, io mi sono dimenticata di dirvi una cosa, siete 60, ma chissà quanti arriveranno a 80 minuti, ma lo dirò anche nei prossimi video sui profumi e nei vlog. Io adesso amministro insieme a, appunto, Dana le 12 lune e anche a un'altra persona, insomma, penso siamo in tre, vero Dana, non mi correggimi se sbaglio, un gruppo di profumi su Facebook che si chiama Fragranze che passione. Io cerco di mettermi sotto il link quando ho finito di fare il video e si renderizzerà. Rita Ugonotti, sì, Rita, non voglio sbagliare il nome perché io non ci vedo, ragazzi. Rita Ugonotti, sì. Si chiama Fragranze che passione, dopo vi metto il link. Se volete passare di lì, mi farebbe piacere, perché comunque si chiacchiera in totale libertà e tranquillità di profumi. Io vi consiglio di farlo, come vi consiglio di seguirmi su Instagram a volte, anche qui vi consiglio di iscrivervi perché ci possono essere occasioni che vengono condivise anche da altri, ma in particolare da me, dico, sì, Cristiano, non ha mai smettila, tanto per piacere, ma non lo so, sai, perché io mi tiro dietro anche un po' di M, e lo sai, non mi tiro dietro solo del bene, ma dell'M. Beh, chi ha Facebook, Rosellina, e come si dice, io spesso e volentieri mi capita di condividere una, così, una cosa a caso che magari scopro in, per esempio quando io feci la scoperta dell'acqua calda di quel profumo fantastico che era, che è il Pani Valeska di Laura Ferraro, grazie. Grazie mille, veramente, io non so come ringraziarvi mai, perché veramente io lo dico sempre a tutti, avete una fiducia nei miei confronti che è Laura, però se vuoi passare passa, se no insomma fate un po' come volete, perché come dicevo, come quando io ho scoperto tra virgolette quel profumo che sapeva di secondo me saponetta, che costava poco meno di 4 euro, adesso costa quasi 5. Su makeup.it, in quel periodo makeup.it aveva le spedizioni gratuite, quindi la spesa era quella, neanche 4 euro per il profumo, cioè, e gli arrivava a casa con la spedizione gratuita. Ovviamente io fisicamente non riesco a registrare un video al giorno, cioè difficilmente, ho una scaletta da rispettare, a volte comunque ho degli accordi con dei brand, ho delle cose da fare, ho una programmazione mia, perché comunque sapete che io amo fare anche i vlog, amo la casa, amo condividere tante delle mie passioni, non solo i profumi. Per cui magari al momento stesso in cui io vi ho parlato dei Pani Valeska nel video YouTube, io l'offerta non c'era già più, sempre costa così poco, però vi pagate le spese di spedizione. E mi capita di condividere queste cose spesso e volentieri nei gruppi Facebook, in particolare ora in quello che starò di più, perché è quello che insomma tempo permettendo cerco di amministrare insieme alle altre ragazze, e per cui vi consiglio di magari fare un giro anche lì, perché saranno i primi posti dove io condivido. Mi sono bloccata un'altra volta, lo so, che trovo, perché comunque ogni tanto mi compaiono dei messaggi del telefono che mi dicono sto cazzo, e quindi se volete Fragranze che passione su Facebook. Comunque, questo profumo ha in testa mandorla, limone, bello, mandorla due volte, mandorla, limone, mandorla, fragola, pesca, mandarino e camomilla. Nel cuore c'è miele, la cocco rosa, giacinto, mughetto, tuberosa e iris, mentre nel fondo c'è cera d'api, questa si sente molto, legni dolci, legno di guaiacco, vaniglia, chiodi di garofano, benzoino, vetiver,
muschio di quercia e fava tonica. È veramente bellissimo questo profumo. Veramente bellissimo. Oddio, dove va? Sono dei bei gourmandozzi, però non sono dei gourmandoni, cioè sono piacioni, ma non sono dei gourmandoni scontatoni, tutto oni. Ok. Siete morti? Siete vivi? E quindi niente, vi consiglio vivamente di fare... Ciao Rosa, fra un pochino chiudo anch'io perché oramai sono quasi 90 minuti di live e penso che purtroppo gli amici del... che sono praticamente i parenti del dottor Nosaradan oggi non ci sono, quindi ciao Rosellina, anche io ti voglio bene. E una donazione alla mia page? No, ma che page, donazioni, no, facciamo agli enti benefici le donazioni. Sì, sotto lo metto Valentina, sotto appena si renderizza il video, la live lo metto, poi comunque lo metterò anche sotto i miei video di... Ma ci sono qui... Non fare donazioni, tesoro, perché veramente... No, cioè, continuo a cercare di leggere i commenti col mouse. Secondo me io sono pronta per la casa di riposo. Voi cosa dite? Sì, adesso ti approvano. O se non c'è nessuno in giro lì, ti approvo io dopo, Ulrica. Ulrica, cioè, con le mie dita. Di solito io ho attivato per sbaglio la super chat, quindi quando tu vai per chattare c'è anche la S del dollaro e da lì schiacciando puoi fare le donazioni praticamente, ma non l'ho fatta apposta. Ogni tanto c'è qualcuno mi offre un caffè, ma io non, cioè veramente preferisco che li diate al gattile o al canine della vostra città, mi fa più felice, più contenta e allegra. Sì, iscrivetevi ragazze, iscrivetevi perché cioè, sono su Facebook, chiacchierare di profumi è sempre bello. Alla fine è sempre meglio che guardare le solite minchiate che pubblicano un sacco di persone che scrivono solo delle cose. E lì si condivide un po' cosa si indossa al giorno, cosa si parla di nuovi profumi. Fra un po' a metà di giugno ci dovrebbe essere Essence a Milano. Credo che sia a Milano, sì. Comunque io ci andrò, credo, se tutto va bene. Quindi anche lì, per quanto sarà possibile, ovviamente si pubblicheranno le novità. Quindi insomma, tengo particolarmente, mi piacerebbe insomma curare anche quell'aspetto. Renata, sei nel posto giusto. Aperitivo e cena a Milano, tesoro, no, riuscirò, se vieni però riusciamo a passare un po' di tempo insieme. Non viene Claudio, penso che verrò con Teo di Profumix e poi dopo con le altre clienti, insomma altre persone che vogliono venire, ecco, mi aggrego io a loro più che altro, perché insomma così non vado da sola. Teo ci va insomma durante la settimana, io sono più contenta di andare con loro, perché comunque sabato e la domenica è impensabile, quindi insomma preferisco andarci di settimana, però se ti fai vedere io sono contenta. È la prima volta che vado a una, l'anno scorso dovevo andare a Pitti, poi mi è successo qualunque cosa. Io bevo come una spugna, qui dentro sembra ci sia grappa, invece c'è grappa. Ma senti come si sente questo Oneibu, è stranissimo, sa di estate, di primavera estate, un campo di camomille con... Cioè, allora, è strano questo profumo però, perché secondo me dipende anche dal periodo in cui si sente, perché secondo me sa anche un po' di... cioè tipo la camomilla calda col miele. Adesso che lo sento d'estate, cioè col bel tempo, anche se piove, mi sembra tipo una distesa verde di questo campo di dove c'è vicino queste casine con le api che ronzano. Mi sente questo odore di cera d'api e di miele,
È bellissimo questo profumo qua. Ovviamente mi devono piacere queste due note, perché se non mi piacciono queste due note è disturbante veramente, cioè. Se uno mi dice, guarda, a me la camomilla non piace, le mie mi fa schifo, cioè. Ciao Monica. Ciao Fabio Moret. Moret. Ovviamente sì, ripeto, oggi era arrivata il profumo, si chiama Honey Boo XXX. Grazie Alex tesoro. Sto bene Fabio, grazie. La ragazza che prima rompeva le balle sul pelo, stavolta sono triste. Perché l'altra volta aveva, cioè sono arrivati tipo 20 fake, vi ricordate? Tutti con la stessa cosa. Ma comunque ho dei sospetti fiss, su chi sia. Solo che purtroppo non posso parlare. Che peccato. Comunque io ho scoperto che ci sono delle persone, non sono tante, ma qualcuno è ossessionato da me, ossessionato. In maniera pesante. E voglio dire grave, cioè... ossessionati con un bel ragazzo, non lo so, ti ossessioni con Mr. Ellie, cioè una tardona che fa video sui profumi, dai, ribeccati, cosa dite voi? Ancora insisto con sto dito, secondo me c'è della gravità, però ieri una ragazza mi ha fatto i complimenti per le unghie. Sai che non lo so, Monica, come strascico l'acne? Questa è la prima volta che lo sento. Ma è un'ossessione negativa, Alex. Cioè, nel senso che sono persone con cui magari ho avuto qualcosa, che hanno delle invidie, delle cose, che stanno sempre lì a guardare quello che faccio, che mi controllano, che cercano tipo... Beh, secondo me sono tanto tutto io. Ma Dana, ma no! Oh, comprerò subito due profumi di salutino. sì, ci sono. Ma sai che ci sono delle persone che comunque proprio sono matti. Monica, non posso parlare. Dana, ma Dio, ma non dovevi. Veramente, non mi sdebiterò. Mi sdebiterò. In ginocchio da te. Boh, secondo me è veramente. Ma qualcuno di voi ha visto a proposito la rissa da Maurizio Costanzo Show fra Sgarbi e Mughini? Io ho riso come una pazza, ma non tanto per la rissa, ne sai che non è niente di nuovo, ma bensì per il parterre, diciamo che praticamente sembrava una casa di riposo tipo per anziani, quando ci sono delle persone con una malattia degenerativa, che ovviamente non c'è nulla da ridere sulle malattie degenerative, attenzione, però si vede quelle persone che non capiscono, poverine, più nulla, non riconoscono, non ricordano le cose, quindi poi magari basta una parola che ci vengono, ecco, sembrava una cosa del genere, perché, cioè, giuro, per me non lo so, questi qui 70 anni, 80 anni, 70 anni, cioè, non lo so io, comunque, vabbè. Era una parentesi. Il mio profumo preferitissimo di sempre. Una volta l'avevo, non ce l'ho più. Sì, Monica, la conosco, l'ho anche ringraziata sotto il video. Lei è molto brava, si chiama... Aspettate. Si chiama Daria, mi sembra, o mi sbaglio? Perché io anche... Cioè, voi mi dovete... Voi dite... Allora, io qualunque cosa dice la Cristina non mi offendo, perché a livello di memoria fa cagation, e quindi è inutile che... Io mi offendo. Mia mamma si chiama Ilaria. Il suo canale si chiama Lilla Cupcake. Se volete seguirlo anche voi che mi guardate, fatelo, perché parla di profumi ed è una ragazza deliziosa. Parla anche di beauty in generale, ma molto di profumi. Quindi è una ragazza veramente deliziosa, carinissima. Ed è anche molto brava, secondo me, a parlare di profumi. E sì, mi ha nominato. Sì. Ma allora, non è che... non è che adesso io qui faccia parte... dei tu anche cosa tesoro Valentina mi hai nominato, cioè che io faccia parte di una specie di tavola incisa sul monte Sinai o da qualche parte, perché è
per cui bisogna nominarmi, al contrario di come bisogna fare con l'altro, non nominarlo in vano. No, no, assolutamente, anzi, cioè, figuratevi. Però sì, insomma, io quando mi lamento sempre per un certo motivo. Cioè, alla fine non so, cioè, voglio dire, buona sì, ma cretina no. Cioè, non sapete quando si dice che quando uno è cretino proprio. Che ho fatto di bello oggi, Fabio? Oggi sono andata all'IKEA per comprare le tende, non le ho comprato delle altre tende, poi mi sono accorta che in camera, se le voglio mettere come dico io, devo cambiare disposizione ai mobili, quindi stasera cercherò di bere un bicchiere di varechina, perché anche lì vedete che io sono proprio andata, cioè come faccio, io non sono andata. Tra l'altro adesso ve le faccio anche vedere. Vabbè. Allora. Ma è obbligatorio che faccio questa cosa qua? Sì, vero? Ok. Il mio culo in diretta? Vi è piaciuto? No, vabbè. Io ho proprio perduto completamente il lume della ragione. Madonna, sti cavoli di capelli. Dunque, perché oggi per uscire dalla macchina a offendere la tipa ho preso l'acqua e questo è il risultato. Dunque, avete presente? Volevo fare quella cosa tanto bella di mettere sotto una bella cascata di tenda bianca, normale, classica. Io ho preso queste che sono le... si chiamano Hila. E ok. E poi ho detto, metto due bastoni e davanti metto queste che sono un'assoluta novità, ma sono deliziose, ragazzi, sono deliziose, sono queste. Infatti ve le consiglio vivamente. Ora, da lì il colore sembra un po' giallognolo, in realtà è un color tortora chiaro, chiaro, chiaro. Ah, Larissa tesoro, perché i vostri commenti arrivano un po' in ritardo rispetto a quello di cui sto parlando io nel momento stesso, Valentina, quindi non capivo che... però sono bellissime perché costano pochissimo. C'era un certo Diego Fusaro che ha detto sul canale di Rita Foner, sì, anche io seguo Rita, che io gli ho detto parole scurili, ma non c'era assolutamente, vabbè, ma c'è della gente non normale, tesoro, Monica, c'è della gente che non è a posto sui social, te lo dico chiaramente, cioè, gente che non, gente che ha, cioè, c'è gente che discute con una persona, io vi ricordo che io ho una persona con cui ho discusso un anno fa, che ancora ha il dente avvelenato e va cercando di mettere zizzania col mio nome in bocca, ancora, cioè io non me la penso proprio più da cioè, ma è assurdo. Comunque, questi qui costano 8,90 euro, ma 9 euro facciamo, sono due teli, io le ho viste dal vivo, sono bellissime, leggermente trasparenti, quindi ripeto, o le volete così, ma pure davanti ad altre, ma la cosa bella è che davanti, vedete come sono, sono quelle che si infilano, perché se voi le infilate nella parte un po' sotto, vi lasciano sopra una leggera frappa, come sopra il bastone, non so se Frer, vai di sabato di venerdì, stai parlando di perché secondo me qualcuna di voi è indietro con la live, è entrata ed è rimasta un po' indietro e quindi sta parlando e facendo commenti che compaiono adesso ma su cose che ha sentito prima, quindi se parli di Exas io non so che giorni c'è, però comunque un giorno di settimana, che questo significa se va dal giovedì alla domenica o il giovedì o il venerdì, ecco, perché comunque c'è meno casino. Comunque sono bellissime, ragazze, io ve la consiglio. Ciao Alessia, vabbè, le lanciamo di nuovo per terra. E niente ragazzi, io qua ho raggiunto 98 minuti di live e quindi come sempre verso i 100 minuti io interrompo perché altrimenti diventa una cosa infinita anche per chi vuole guardarla dopo. Non vedo più nulla, anche perché sono un po' stonata, non vedo più nulla, né con gli occhiali né senza, ho bisogno di chiudere e lavarmi. Tu è dal 18 che non... Lo sto capendo. E no, niente ragazzi, vi saluto, mi raccomando, statemi bene, ovviamente,
Se vi va, iscrivetevi appunto a Fragranze che Passione, che è il gruppo che da un po' amministro anche io insieme ad altre ragazze, come vi dicevo, ricchi premi e cotillon. Buona serata, noi ci sentiamo presto, 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 presto. Ok? Ciao! Ire, tesoro! Ciao, buonanotte! Ciao! Ci vuole poco, basta che gli tiri la panzata, rimbalza. Vedete, cioè è sempre la stessa persona, questo Giovanni 82, è sempre la stessa persona, adesso non chiudo più, sempre questa persona che viene sempre parlando della stessa cosa del mio peso, però è sempre solo una persona, è una di queste persone ossessionate da me che o mi commenta i video o viene in live a parlare del mio peso, che sono grassa, cioè non sa dire altro perché non si può appigliare ad altro, rosica talmente tanto che adesso non so di questo Giovanni cosa stia, diciamo a quale punto della live fosse, però siamo sempre lì, capito? No, ma guarda Irene, lasciateli pure, tanto torna, perché comunque dopo se mi scrivi domani tranquillamente ti spiego in privato su WhatsApp. Quanto tempo dal Covid sono caduti i capelli? Hanno cominciato subito. Subito, subito. Subito, però, per fortuna si sono ribeccati bene. Io qua davanti avevo proprio... Ma si vede ancora? Guardate. Io qua c'ho tipo i capelli a spazzola. Capito? Va bene, ragazze, vi saluto. Poi un giorno... di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Alicia per caso, buonanotte, ciao, i rosiconi and friends, come li chiama la diva del tubo.